Benvenuti al punto di Renews 24, il punto in cui cerchiamo di trarre un bilancio della giornata, di capire che cosa sta succedendo, di riorganizzare, di mettere in chiaro i fatti della cronaca, della politica, i fatti che arrivano dal mondo. Allora, tre non ci sto, li ha pronunciati il governatore della Campania, Caldoro, uomo del PDL, ma che in questo momento rompe il fronte anti De Magistris e si schiera sostanzialmente con il sindaco di Napoli e accusa la Camorra, accusa i comuni che hanno fatto ostruzionismo e che hanno gestito malissimo l'emergenza rifiuti, secondo lui, negli ultimi 15 anni, e accusa la Lega. Sentiamo un brano della conferenza stampa di Caldoro. Non ci sto. A pagare le colpe di 15 anni di inadempienze e di responsabilità, in particolare di responsabilità dei comuni passati e quelli perduranti. Non ci sto a pagare le colpe dei ricatti e del boicottaggio della Camorra. Non ci sto a pagare le responsabilità e i comportamenti inaccettabili di fronte a questa emergenza nazionale da parte della Lega Nord. Più chiaro di così il governatore della Campania non poteva essere. Diamo il benvenuto a Matteo Parlato, il nostro inviato a Napoli che sta seguendo per noi in questi giorni l'emergenza rifiuti. Matteo, innanzitutto tu hai seguito tutta la conferenza stampa del governatore Caldoro, ma ha anche girato per la città, hai sentito i responsabili sanitari. Insomma, la situazione qual è? Noi sappiamo dalle statistiche che oggi ci sono meno tonnellate di rifiuti di quante non ce ne fossero ieri per le strade di Napoli, ma continuano i roghi e le minacce per la salute sono di primissimo livello. Esattamente, noi sappiamo che la situazione è in via di leggero miglioramento, però vorrei intanto darvi un dato. Considerate che Napoli produce ogni giorno 1250 tonnellate di immondizia, che insomma è una quantità notevole, impressionante, e che, come ha detto anche Caldoro, diciamo, l'attuale amministrazione viene da 15 anni di una gestione un po' non proprio perfetta. Quindi, e che di tutta questa quantità per adesso Napoli riesce effettivamente a gestire il 10%, l'altro 90% lo deve necessariamente, diciamo, smaltire fuori dal proprio comune nelle altre zone qui della Campania. Comunque, diciamo, la situazione è sicuramente in miglioramento, la situazione rimane difficile, però diciamo, non ci sono più quei cumuli, continuano purtroppo a esserci i roghi di notte, proprio puntuali come le tasse. Anche la notte passata, la notte, insomma, ci sono stati 60 interventi dei vigili del fuoco, qui vediamo le immagini. E come hai detto tu bene, Luca, su questo discorso, sulla presenza della, diciamo, degli interessi della Camorra, che sono lesi da, cioè, dal fatto che il comune si stia mettendo in mezzo nel ciclo economico dell'immondizia, la cosa che a me mi ha colpito e che trovo, diciamo, grave e su cui riflettere è che chiaramente chiunque sa che la Camorra va lì dove ci sono i soldi, per cui, diciamo, immondizia, soldi, Camorra, diciamo, è un ragionamento di buon senso, e questo, se lo diciamo un cittadino come me e te, è un discorso. Ma che in meno di 24 ore il sindaco di Napoli e il presidente della regione identifichino nella Camorra un elemento forte che si mette di traverso per impedire che la situazione torni alla normalità, mi sembra una denuncia molto grave, e appunto fatta in maniera istituzionale, per cui anche molto seria. Matteo, tu hai dei dati piuttosto allarmanti per quanto riguarda la salute delle persone, in particolar modo dei bambini. Sì, purtroppo sì, devo dire che sono dei dati che sono usciti oggi ed è veramente, insomma, una brutta notizia. Secondo la Federazione Italiana dei Pediatri, nella zona c'è stato un aumento del 20% nel mese di giugno, quindi nell'immediatezza, di malattie legate al sistema respiratorio dei bambini. Io adesso non sono, diciamo, un dottore e non posso, diciamo, dare scientificamente per certa
roghi, diossina, problemi alle vie respiratorie. Però sicuramente, come dire, un ragionevole dubbio che un collegamento ci sia mi viene. È un aumento importante negli ultimi mesi, fino al 20% aumento di malattie respiratorie. Di un quinto. Certificato. È un dato assolutamente preoccupante. Di fronte a un'emergenza di questo tipo, che è un'emergenza di ordine pubblico, un'emergenza sanitaria, un'emergenza, appunto, un'emergenza nazionale, il governatore Caldoro si è scagliato poi soprattutto contro la Lega Nord, perché di Accidenti. Questa emergenza nazionale, diceva Caldoro, la Lega Nord fa una battaglia politica per fini interni. Esattamente, no, Caldoro è stato molto duro nella sua conferenza stampa, che peraltro era cominciata in maniera molto diplomatica, diciamo, seguendo tutti i crismi del bon ton. Poi invece quando ha cominciato a dire non ci sto, come hai fatto vedere tu poco fa, è cambiato decisamente il registro della musica, e contro la Lega lui è stato molto duro, cioè, come hai anticipato, ha parlato veramente di un'emergenza nazionale in cui, diciamo, la Lega rema contro, ma proprio per interessi privati del proprio articello, cioè per difendere, diciamo, il proprio elettorato, politici, pur essendo un partito di governo non si occupa del governo del paese, ma si occupa, diciamo, di una quota di paese dove è più forte, ha più interessi elettorali evidentemente. Bene, grazie Matteo. Prima di salutarti, un'ultima domanda: si è parlato di navi container a largo che dovrebbero accogliere parte dei rifiuti di Napoli che non si riesce a piazzare altrove, un po' una replica della strategia delle navi quando Lampedusa era colma di profughi. Beh, allora ti do la stessa risposta che è stata da Lampedusa. Aspettiamo che arrivino queste navi e poi quando arriveranno parleremo dei fatti, perché finché sono fuori dalla linea dell'orizzonte è inutile stare a ragionare su cose che sono ancora al di là del venire. Grazie a Matteo Parlato, nostro inviato a Napoli. Insomma, lo dicevamo in